Buonasera a tutti dal campo della Passepartout. Siamo qui per assistere alla partita di Serie B, girone B, tra il Leicester e il Real Pravi Amelia. Una sfida che vede l'ultima in classifica, comunque con una partita da recuperare, ovvero il Leicester contro la seconda. Distanziale però di appena 6 punti. Che subito ribaltamento di fronte ancora che Ruzzi si oppone Liti. Attenzione, disimpegno quasi assassino. Palla che arriva dalle parti di Liti, che però Renzini riesce a tenere in campo. Parte Renzini, fa tutto da solo, si fa praticamente dalla sua metà campo fino alla porta avversaria e segna il primo gol per il Leicester, che si porta avanti per 1-0 sul Pravi. Viene buttato in mezzo da Andreuzzi, però non trova nessun compagno, trova invece Proietti che si invola, va a servire Ravanelli e rischia Pravi. Ci riesce passando il pallone ad Andreuzzi, ancora Chieruzzi che si gira, ma c'è ancora Liti con la Fante. Va a servire Picotti, che riesce a tenere il pallone, poi lo butta in mezzo in qualche modo. E poi arriva il gol di Colasante, che riporta tutto in parità. Siamo 1-1. Era un po' coperto qui Liti, si era anche buttato, aveva intuito la direzione del pallone, ma non era facile vederlo in mezzo a tutte quelle gambe. Fatto sta che Colasante segna l'1-1. Attenzione di nuovo a Colasante, che di fatto a porta vuota si mangia un gol. Dori alla meglio riesce a servire in qualche modo con la Sante, gli ritorna il pallone tra piedi, la tira però addosso a Liti. Ruzzi, arriva Isidori, vai Isidori, che gol che fa Isidori, che coppia Chieruzzi Isidori. Isidori con la punta riesce a beffare Liti, e come voleva si dimostrare, beffa anche noi e segna il 2-1 per il Pravi. C'è più tempo per giocare questo primo tempo. Chieruzzi fa il tiro, c'è sempre Liti però, sempre in esterni, va Proietti direttamente in porta. Andreuzzi scambia con Isidori, che carica il tiro, c'è sempre Liti, ma c'è sempre Andreuzzi lì, che sulla ribattuta corta di Liti non riesce a tenere il pallone, segna il 3-1 per il Pravi, che adesso sta consolidando il vantaggio ottenuto nel primo tempo. Di girarsi ci riesce adesso, viene sporcato il tiro in calcio d'angolo. Colasante carica il tiro, Colasante la insacca per il 4-1 del Pravi. Bella qui la puntata, Liti ci ha provato ma non ha potuto nulla, non ci è arrivato. Il Pravi adesso porta a 4 il numero dei gol e a 3 le lunghezze di distanza sulle esterne. Ancora Chieruzzi che la butta in mezzo per Colasante, c'è Liti, ancora Liti, ancora Liti, 3 volte Liti. Idori va a pescare Chieruzzi, che stavolta pesca Colasante. Liti va con un pizzico di anticipo e Colasante segna anche il 5° gol del Pravi. Ora siamo 5-1. La situazione per gli esterni non è affatto rosea. Andreuzzi va al tiro, Liti in qualche modo poi ci si avventa. Chieruzzi servire con la Sante, invece la palla che era carambola sui piedi di Proietti, che si invola, fa tutto il campo da solo, però non trova lo specchio della porta. Trova un'intervista faccio a te. Chieruzzi che cosa fa? Colpisce la traversa praticamente interna e la palla schizza fuori. Scioglioli servire Proietti, Proietti contro Ottolania, Ottolania la meglio, gli chiude lo specchietti e Ravanelli va a servire Proietti, troppo corta però, finisce prima di Ottolani. E poi Chieruzzi, ancora Chieruzzi che tiene palla su Isidori, la butta in mezzo e poi arriva con la Sante, che senza troppa fatica a Liti, completamente spiazzato, segna anche il 6° gol del Pravi, che adesso avanti 6-1. Esatto, non so se... Attenzione a Chieruzzi contro Liti e poi ci pensa Isidori a buttarla in rete. Sta dilagando adesso il Pravi. Ravanelli scambia con Proietti, salta Isidori, ma Proietti va anche al gol. Proietti segna il 2° gol per Leicester, peccato che abbia segnato la partita ormai quasi finita, 6-2, comunque una bella azione. Ha inciso molto anche la stanchezza in questo match, il fatto di non poter fare cambi. E finisce qua la partita tra Leicester e Pravi. Leicester che è stato in vantaggio all'inizio del primo tempo e poi però ha dovuto capitolare ed arrendersi a un Pravi che se la vince per 6-2 si prende 3 punti e vede ancora, seppur distante, la vetta della classifica del girone B di Serie B.
che tipo di partita è stata? Un primo tempo più equilibrato forse? Sì, più equilibrato, però siamo partiti male, difendevamo male, correvamo quindi male, si era messa benissimo, dopo ci siamo organizzati un attimo, le giuste posizioni e piano piano è venuto fuori anche un po' di qualità. Per quanto voi aveste soltanto un cambio, pensi che abbia inciso un po' il fatto che loro in realtà non ne avessero neanche uno, quindi un po' di stanchezza? Sì, quello sì, perché anche soltanto con un cambio fai fatica e loro non c'erano neanche uno, quindi abbiamo faticato noi e per loro sicuramente è stato meglio. Adesso rimanete in scia di Papa Boys, sono primi, vedete la vetta, lanciate la sfida adesso, ufficiale. Sì, è una bella posizione, bisogna mantenerla, bisognerebbe essere dando qualcuno in più, perché come dicevamo adesso, se no fai fatica e speriamo. Via. Però per adesso vi portate a casa i 3 punti. Sì, sì. E poi buono. Chi si penserà alla prossima settimana? Sì. Grazie mille, complimenti. Grazie.